parte Gianluca con una bella polca. Un attimo, signori, buonasera. La regia, dammi il miele. Ale,
Non è finita qua, adesso vediamo Valentino, signori, buonasera. Adesso chiamo Valentino, Valentino vuoi partecipare al gioco, Valentino? Vieni, vieni, pensaci di aria operaia, prego, prego. Grazie, ma facciamo un bel gioco, io faccio la operaia e tu fai la pulizia. Va bene, l'incontrario. Tu mi devi dire a me. Si è emozionato un attimo, scusate, sai com'è, è piccioncino, scusatelo, buonasera. Io vado a pigliare il miele e quando torno tu mi devi dire dammi il miele. E non mi chiedi. Adesso scusate la amici ascoltatori, buonasera. Allegria. Bene. Questa sera abbiamo con noi due concorrenti di eccezione, amici ascoltatori, è vero Ludovico Fa e Vivo. Bene signori e signori, passiamo a presentare i concorrenti. È qui con noi questa sera il signor balbuziente Alberto. Buonasera. Buonasera. Come ti guardi? Molto perspicace questo concorrente. Ancora abbiamo qui con noi, amici ascoltatori, Bruzzo. Cioè, che cosa vuol dire? Cioè, tu chi ci vai? Chi ti conosci? Cioè, tu. Alberto, cosa vuoi dire a questa folla, questa sera? Che è una bella serata, che devo dire. Però voglio dire una cosa. E grazie a tutti per i voti che ci darà la giuria, perché deve andare bene la giuria per noi, noi siamo bravi. Bene, io non ho più niente da dire. Allegria, amici ascoltatori, alla prossima puntata! Ok! Sempre Forza Magica Roma! Sempre! Allora, i nomi di questi partecipanti sono Fraticelli Stefano, Fraticelli Alessandra, Fraticelli Giorgio e Pietro Renato. Ecco Giorgio. Ecco. Facciamo un giro così mi vede anche la giuria. Giorgio, un giro. Ecco, stanno sfilando. Facciamo un applauso per la fantasia. Bravi. Una scenetta a barzelletta. Molti ragazzi la conoscono, però le persone che non la conoscono la vedono qui per la prima volta. Questi due ragazzi sono gli avvoltoi, o meglio i fallaciani. E adesso c'è in arrivo la preda, c'è in arrivo la preda in mezzo al pubblico. C'è in arrivo la preda in mezzo al pubblico, eccola qua, ecco la preda. A questo punto, passa la donna e i due fallaciani ci vanno dietro. Rino dice a Sergio, ammazza, c'è un bel culo questo.
Sergio dice a Gianni, facciamo una sfida, tocchiamo il culo a sta ragazza, così chi glielo tocca, chi glielo tocca per primo, chi glielo tocca per primo, eh? Lui invece fa la corte alle persone un po' più anziane e Sergio dice sempre, oh, andiamo a toccare il culo a questa qua, scusate le parole, a questa qua, ci vanno davanti, di dietro, e davanti è un po' troppo pericoloso, eh? Piacerebbe, eh? Adesso gli avvoltoi pronti ad andare alla caccia, vanno vicino a questo qua e toccano il sedere alla ragazza. Ma voi siete davvero i porci, siete? E loro dicono, noi porci! Grazie. Andiamo! Il serpente! Una cosa più appropriata alla stanza. L'elefante. Aiuto che voglio. Fermatelo. Se stai una migliaia. Smemorato di collegno. Guarda che tutto fare. Questo è tutto, un applauso per il coraggio soprattutto. Allora, loro fanno la rappresentazione di una barzelletta in un aeroporto. Cinzia, è nato! Facciamo un applauso di coraggio, se non partono mai questi. Ecco qua. Si trovano per un controllo alla dogana. Niente da dichiarare? No, niente da dichiarare. E la valigetta? La calcolatrice l'ha portata. Posso vedere? E la madonna! Questa è una lupara! Dalle parti nostre così si fanno i conti, eh? Valentino alla prima prova. Le mambo, dove stanno le mambo? Vai, Emiliano ha cominciato a mangiare. Mangi con calma, piano piano. Adesso un altro gruppo sta. Paolo. No. Ma mangi a me? Quando non si mangiare diventa un po'. Troppo più alto. Un'occasione. Con voi. Indietro. Gruppo Taro, Paolo Lanzi, eccolo qui. 93. Vai Paolo! Forza Paolo! Vai scoppiamo, dai! Radio Rosalia Network, l'altro gruppo. Intanto l'altro gruppo, il gruppo di Sergio. Sergio Di Marques, i Super 5. Due solamente? Magna piano! Sergio! Aspetta, voi portate la birra, Subca! Fino
a notte tarda, notte inoltrata, notte fonda. Il gruppo del gruppo Tano, Martini Claudio si prepara per mangiare biscotti. Parte Sergio. Vai bu! Di più! E vai, di più essere! Vai bu! Di più! Di più! Stop! Stop! Ha terminato Sergio! Yeah.